dumeo, nane dumeo, nane dumeo, su mundo argai, assicutera, no torra mai, assicutera, no torra mai, mai! Nel giorno in cui le due città più importanti al ballottaggio, Oristano e Alghero, vanno al centro-sinistra, il giorno dopo il grande accordo PD-UDC firmato proprio a Sassari da Massimo D'Alema e Pier Ferdinando Casini, entrambi ospiti della Fondazione Berlinguer, beh, il Cavaliere che cosa fa? Si fa il suo nuraghe nella villa Certosa in Costa Smeralda, la villa famosa per motivi non marittimi, diciamo. La villa che fu all'inizio degli scandali da cui poi discese il suo divorzio, la villa da cui per mesi mancò, forse per allontanare quelle immagini di ragazze sedute sulle sue ginocchia a gruppi di due, come delle nipotine un po' cresciute. Nella sua villa al mare il presidente avrà sicuramente bisogno di distrarsi dalle notizie di alleanze politiche forse un po' minacciose, così ha aggiunto al corpo principale della sua villa quattro appartamentini per gli ospiti e ha trasformato un vecchio locale adibito a cabina elettrica in un nuraghe, per offrire così ai suoi amici e commensali fresche passeggiate in giardino dal tocco inusitatamente archeologico, oltre a piante grasse, fontane, fuochi d'artificio e spiaggia. Sarà un buon modo di passare le serate sarde, un buon modo per distrarsi dai voltafaccia dei traditori, un buon modo per ripensare, chissà, magari in chiave neonuragica, al suo partito delle libertà.